appena qua c'è silenzio, sei solo. Mi dà ascolto di me stesso e mi protegge allo stesso tempo. Nei movimenti, nei gesti, vengono tutti abbastanza fluidi e lisci. Non sento eventuali deficit fisici. L'acqua mi ha aiutato a tenermi a galla, mi spingeva a tenermi su, invece di scendere sott'acqua. E lo sport in questo mi ha aiutato tantissimo. Lo sport è la voglia di poter arrivare a fare quella cosa. Non ho mai vissuto una fase, che so, migliore. Ho sempre vissuto questa condizione sin dalla nascita, quindi è stata la mia fortuna, perché mi ci sono abituato facilmente. I primi anni di vita sono stati dolorosi perché ho cominciato a camminare a 3 anni. Ho conquistato il mio equilibrio, ovviamente in età un po' più diversa dagli altri bambini della mia età. Avevo facilità a cadere per terra. Cadevo molto facilmente perché tendevo ad incrociare le punte dei piedi e quindi ero veloce nella corsa, ma purtroppo dopo 2 metri cadevo per terra. Certo, vedevo gli altri correre, a volte nella corsa e nello scappare da qualche parte, da qualche disastro fatto, sarei voluto essere molto più veloce, sarei voluto essere molto più fisico, diciamo. Tutto sommato riuscivo a cavarmela. Me la sono tutto sommato sempre riuscita a cavarla da solo. La libertà è lasciarsi andare. Non sei costretto a restare in un corpo, non sei costretto a stare in un posto, non sei costretto a sentire o parlare con chiunque. Sei libero e quindi di sentire l'odore dell'erba, sei libero di buttarti sott'acqua e uscire quando non hai più fiato, sei libero anche di metterti su una carrozzina con i guanti e a buttare via forza sulle ruote e correre. L'handbike ti dà quella libertà del vento, anche della velocità stessa, che attrae molto, penso molto a ciò che mi circonda. La fatica sportiva ti appaga sempre, poi ti autostimola a dire però oggi ho fatto del mio meglio, ed è necessario secondo me per sentirsi a posto con se stessi. La resistenza è anche dirsi tutti i giorni posso farcela meglio di ieri.